Oui. Forzare gentilmente, facciamo una foto insieme. Allora, anche insieme al vicino dopo. Due secondi? Due secondi prendiamo. Facciamola dopo, dai. Facciamo subito. Grazie. Attenzione per favore. Sì. Grazie. Per favore. Avanti. Siamo avanti. Per favore. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Come stai, caro? Prego, Presidente. Sì. Può anche non avvicinarsi. Buongiorno a tutti. Signore e signori, vi presento Stefano Colantoni, nuovo ministro col quale abbiamo stipulato un contratto che ci porterà fino a fine stagione e che ritengo non abbia bisogno di ulteriori presentazioni da parte mia per l'esperienza e i risultati che si erano ottenuti nella sua prestigiosa carriera. Ovviamente avevo già anticipato che sono tutti sotto esame e per quanto riguarda il settore sportivo il giudice e il campo e la passione. Purtroppo il risultato sportivo, signor giudice, raggiunto in senso lato non è stato in linea con quanto avevamo pianificato e abbiamo ritenuto assieme al direttore sportivo che era giunto il momento di dare una scossa notevole, uno scossone alla situazione che ormai si era creata ai vari livelli, a iniziare proprio da voi che avete contribuito a darci questa condizione. Ovviamente ringrazio Roberto Stellone per il supporto che ci ha fornito, assieme ai nostri atleti, un bravo ragazzo, un ragazzo che veniva da risultati importanti, forse in questo contesto barese non ha trovato una immediata collocazione e noi, cosa che noi ha consentito di affrontare con serenità il nostro futuro. Pertanto abbiamo condiviso questa scelta dolorosa perché il nostro intento ovviamente era quello di costruire una famiglia con lui, ma purtroppo, come ho detto poc'anzi, il primo arbitro è il campo e i risultati. Quindi
nostra squadra, per la nostra città, abbiamo deciso di affidare un uomo sicuramente con più esperienza, del quale sono onorato di aver fatto la conoscenza, e sono onorato anche delle parole che ha detto noi, nel senso che ha deciso di venire qui a Bari perché ritiene Bari una piazza di alto livello e quindi in linea con quelle che sono le sue aspettative anche del pagamento professionale. Detto ciò, anche perché ci sono dei tempi ristretti da parte del mister che ha iniziato da subito una corsa da cavallo, come è giusto che sia, lascio la parola al mister Colantuono per presentarsi, per rispondere a qualche vostra domanda, pregandovi di non rubargli troppo tempo, perché purtroppo deve correre per questioni di lavoro, deve raggiungere la squadra che sta già pranzando. Ovviamente lui non pranza, salta anche il pasto, perché sì, ovviamente deve preparare poi veramente che partirà fra poco, per una mezz'ora. Grazie e lascio la parola al mister. Ma io, buongiorno a tutti, scusate, ho poca voce. Scusate se fanno questa migrazione. Ragazzi, però velocemente, vi prego, concentriamo le domande al mister, perché deve andare, come avete sentito, a preparare l'allenamento anche nel pomeriggio. Grazie. Io non è che c'ho molto da... mi aspetto magari domande da voi, io solo un piccolo discorso di introduzione. Intanto ringrazio la proprietà per l'opportunità, perché al di là della categoria, insomma, io negli ultimi anni ho avuto il piacere e la fortuna di allenare sempre in A, però Bari la reputo una piazza... ci sono delle piazze che quando ti chiamano, insomma, non puoi stare a guardare la categoria, ma ci sono altri aspetti, al di là ora dell'aspetto... prettamente classifica o quant'altro, devi vincere il campionato, insomma Bari e Bari, io avevo avuto modo di conoscerla a parte da giocatore quando sono venuto a giocare contro, ma anche da allenatore l'avevo conosciuta prima, e ricordo un episodio, venni qui a vedere una partita, all'epoca non stavo lavorando, e venni a vedere un Bari Parma, voi sicuramente lo ricordate meglio di me, che era quello, sì, quello che poi si concluse con la vittoria del Bari, insomma il Bari tornò in Serie A, il Parma ugualmente, al di là del risultato di quella partita, insomma il colpo d'occhio fu una cosa impressionante, insomma quel giorno c'era uno stadio, la gente stava pure sopra le vele, e dico porca, ma il Bari, e mi colpì molto quella cosa, e dissi fra me, chissà, magari una volta venire a lavorare a Bari non sarebbe male, è capitato in questa circostanza e ho accettato di buon grado, al di là di tutti gli altri aspetti. Quindi ringrazio la proprietà per questa opportunità, che spero di sapere affrontare nel migliore dei modi. E poi faccio un saluto cordiale a Stellone, perché insomma noi siamo sempre un po' l'anello debole di questo contesto, gli allenatori, no? Poi quando c'è qualcosa che non va, purtroppo, gioco forza, siamo i primi a pagare. È capitato anche a me, lui... non è tantissimo che allena, ma sono convinto che è un buon allenatore, è un ragazzo bravo, ha delle idee, quindi avrà sicuramente l'opportunità di rimettersi in pista e di dimostrare quelle che sono le sue capacità e il suo valore. Questi sono solo incidenti di percorso che noi dobbiamo essere bravi a metterci alle spalle, per cui lo saluto cordialmente e con solidarietà. Ora lascio a voi la parola. Emiliano Cirillo della Rai. Buongiorno, grazie. Esigenze televisive. Le chiedo se in queste ultime settimane le è capitato di vedere qualche partita del Bari, e alla luce, lei è qui da 3 giorni, sì, sta testando e valutando, sì, tutti i giocatori e il materiale umano a disposizione. Che idea si è fatto del Bari di oggi e che cosa lei pensa di poter innovare anche a breve, visto che domenica c'è la partita con lo Spezia? Che
che fisionomia potrà avere il Bari e che idea ha lei della squadra attuale? Ma intanto il Bari avevo avuto modo di vederlo, ma no perché la società mi avesse messo in preallarme, avevo avuto modo di vederlo perché poi quando non stai lavorando comunque la cosa che fai è vedere gare, quindi il sabato ti concentri sulla Serie B e la domenica chiaramente sulle altre partite, quindi avevo avuto modo di vederlo e mi ero fatto un'idea. Per quello che riguarda il contesto attuale è chiaro che dobbiamo mettere a posto qualcosa, altrimenti probabilmente non sarei neanche qui io a parlarne, siamo leggermente attardati rispetto a quelli che probabilmente dovevano essere i progetti iniziali, però credo che ci sia tempo e modo per potersi riproporre. Il campionato di Serie B lo conoscete meglio di me, è molto lungo, una cosa che chiaramente vi invito, ma non ne ho bisogno poi di farlo perché siete tutta gente esperta e che la Serie B la conoscete, questo campionato non si vince a dicembre, questo campionato si vince più avanti. Bisogna farsi trovare pronti più avanti. È chiaro che adesso non devi rimanere molto lontano da quelle che sono le posizioni che poi alla fine ti possono premiare. Però per esperienza ve lo dico, fidatevi, mi è capitato di vivere i campionati di Serie B con squadre che al girone d'andata erano prima, seconda, e una è retrocessa e una ha fatto gli spareggi per retrocedere. E squadre che magari erano attardate hanno poi vinto il campionato. Quindi ci vuole molta pazienza perché poi la fretta è una cattiva compagna di viaggio, quindi ci vuole calma, ci vuole... Chiaro, non puoi attardarti molto, devi rimanere attaccato alle posizioni che contano e poi il campionato di Serie B nel girone di ritorno, se stai bene, devi cercare di mettere la freccia per andarlo poi a vincere se ci riesci direttamente o eventualmente a giocarti i play-off con una posizione di classifica migliore possibile, perché è chiaro che poi quello un po' avvantaggia. E su Bari come giocherà? Ma se te lo dico adesso diamo un vantaggio alla Spezia. Ma io spero intanto che giochi bene, che riesca ad associare, scusate la voce ma l'ho persa sti giorni, che riesca ad associare bene quelle che sono le due fasi, che sia una squadra che giochi a calcio, che dia velocità, che sia aggressiva e che sia intensa. Queste insomma sono le cose che abbiamo cercato in questi giorni di mettere dentro, non perché prima, guardate bene, i discorsi che faccio, Stellone ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto bene, non perché sto giudicando in maniera negativa il lavoro di Stellone, perché in questi casi quando arriva un allenatore nuovo si cerca sempre, mi è capitato, lo so per esperienza, sembra che quello che arriva, io faccio... C'ho un'idea di calcio, Stellone ha una sua idea valida di calcio, io cambierò probabilmente qualcosa, forse, non è neanche detto. La cosa che ho richiesto maggiormente in questi giorni è un po' di intensità, un po' di aggressività, perché la Serie B, lo sapete, è un campionato che vive di questo, e poi cercare di, visto e considerato che il Bari ha dei giocatori di qualità, di andare alla ricerca insomma di alcune cose, del fraseggio, del gioco. Antonio? Benvenuto, grazie a un grande professionista, un grande tecnico con cui ha avuto modo di lavorare e apprezzare il suo valore. La domanda è questa, hai già vinto due campionati con l'Atalanta, si dice nel calcio spesso non c'è due senza tre, tu pensi che questa squadra abbia la potenzialità per regalarti la terza promozione? Ma io me lo auguro, insomma, è chiaro che questa squadra secondo me ha le potenzialità per poter giocarsi le prime posizioni della classifica, poi Antonio lo sa bene, il campionato a volte un posizionamento in Serie B a volte lo decide un ciuffo d'erba, un palo, una traversa, una decisione magari di cose esterne. Diciamo che il Verona sembra che stia facendo un campionato insomma per adesso a parte, per cui potremmo dire che una posizione è quasi assegnata. Per le altre noi siamo un po' attardati, però forse c'è tempo per tutto, quantomeno ci deve essere il tempo per riattaccarsi alle posizioni che contano, che sono poi quelle dei play-off, per andare a migliorare la classifica e, ripeto, qualora dovesse arrivare un discorso play-off, giocarlo con una posizione migliore possibile, perché, come dicevo poc'anzi, può fare la differenza. Il bene di Colantuono sarà come Colantuono? Ma io me lo auguro, insomma, io cercherò di trasmettere quella che è la mia idea, quello che è la mia voglia di fare, insomma, me lo auguro. Devono chiaramente i giocatori ora capire bene che bisogna dare un senso diverso a quello che è stato finora, perché poi il Bari è stato penalizzato da qualche trasferta, in casa tolta la partita col Benevento, bene o male ha fatto quello che doveva fare, è che fuori casa magari in alcune circostanze è mancata un po' di attenzione, un po' di concentrazione, ma si sono perse delle partite purtroppo male.
E quindi ecco, bisognerà sicuramente cambiare il trend per quello che riguarda il discorso fuori casa e stiamo cercando di lavorarci. Ora abbiamo due gare in casa difficili, però comunque due gare che dobbiamo cercare di fare bene, perché qui è chiaro che tutto quello che dovranno essere le nostre fortune le dovremo far passare da qui, perché noi abbiamo una grande risorsa, ora l'ho detto, l'avete già scritto, insomma abbiamo la risorsa che è la gente, che non ce l'ha nessuno insomma con noi, forse un'altra squadra, una, due forse, però la spinta che possono darci a noi tifosi non ce l'ha nessuno in Serie B. Ho visto la partita col Frosinone, mi sembra che ce n'erano 2000-2005 in trasferta, 2005 in trasferta penso che li porta solo Bari, ma chi li porta? Quindi a sta cosa ci dobbiamo attaccare, dobbiamo riportare la gente a tifare forte per noi, perché è un vantaggio grosso. Michele De Claudio? Sì, innanzitutto voi benvenuti. Grazie. Questo cambierà modulo rispetto al credito di Stellone. Seconda domanda, prevede nel suo progetto di innestare dei giovani, cioè voglia di valorizzare dei giovani? Beh, ora vediamo, noi abbiamo tanti step ora da inseguire, no? I giovani ci sono in rosa, quindi se spesso parlato, a me mi hanno sempre affibbiato un po', ma il giovane a me la carta di identità onestamente non me ne frega niente, io devo vincere le partite se me le fa vincere tra virgolette l'anziano, faccio giocare l'anziano, se me le fa vincere il giovane, faccio giocare il giovane. Io non è che poi il presidente, se perdo la partita, gli vado a dire sì, però ho fatto giocare i giovani. Dopo i presidenti vogliono i punti, non è che vogliono, capito? Specialmente qua, perché sai, in Serie A è diverso, solitamente io ho allenato squadre in alcune occasioni che dovevano fare un certo tipo di campionato e si puntava alla salvezza e alla valorizzazione, no? Sono due cose che possono andare di pari passo. Qua ugualmente, non è detto che per vincere un campionato non puoi passare attraverso i giovani. Però noi qui abbiamo una richiesta forte, che è diverso salvarti che andare a vincere. Quindi se questo percorso potrà passare attraverso i giovani, ben venga. Se dovrà passare attraverso i più esperti, chiamiamoli i più esperti, perché poi anziani non è neanche bello, i più esperti, ben venga. L'importante poi è raggiungere l'obiettivo, che credo sia la cosa che più importante. Ma guarda, ho lavorato, ho visto, avete scritto qualcosa, noi sti pochi giorni abbiamo lavorato solo su un sistema di gioco, perché il Bari in queste partite ha giocato sempre col 4-4-2, quindi questo è un sistema di gioco che loro hanno già nelle corde e non ci avevo bisogno di riproporlo, di farglielo ripassare. Abbiamo lavorato su un altro sistema di gioco che è il 4-3-3, poi da qui a domenica vedremo se potranno esserci degli accorgimenti, cambiare qualcosa. Onestamente ai numeri, ai sistemi di gioco sì, ci credo, però fino a un certo punto, perché poi il calcio è molto, la sintesi poi è che se attacchi la porta con pochi giocatori c'è meno possibilità di fare gol, e se difendi con pochi giocatori e non porti almeno 9 giocatori dietro la linea della palla, fai fatica poi a difenderti bene. Quindi poi ti puoi sistemare con 4-3-3, ti puoi sistemare con 4-4-2. Io in carriera insomma i sistemi di gioco li ho quasi fatti tutti, e nella mia esperienza atalantina ho usato spesso il 4-2-3-1, 4-4-1-1, chiamatelo come volete, 4-4-2. Ho giocato con due linee di 4, poi qualche volta ho giocato con 4 difensori e 3 centrocampisti. L'anno scorso ho giocato parecchie partite 3-5-2, quindi questo secondo me il discorso del sistema di gioco conta poco. È chiaro che alla squadra bisogna costruirgli un vestito che sia quello più idoneo, più adatto. Stiamo provando questo sistema di gioco qua, vedremo se sarà quello giusto e quello che ci darà più garanzie. Claudia Carbonara, Trenova. Buongiorno. Benvenuto nella splendida Bari. E allora, martedì c'è stata la ripresa degli allenamenti. Sì. Se da una parte c'era euforia e curiosità nel vederla in squadra, sì, dall'altra c'era un po' di rabbia nei confronti della squadra, sì, da parte dei tifosi. Ecco, le chiedo il termometro dello spogliatoio in questo momento. I calciatori, i suoi calciatori sono arrabbiati, sono delusi, sono spaventati, cioè ci vuol raccontare un po' come sta la squadra? Ma poi c'è da dire che onestamente le persone che sono arrivate all'allenamento martedì sono state, non c'è stato niente di... Sì, è chiaro che quando c'è un cambio di allenatore i giocatori devono capire che non è che era colpa dell'allenatore. Io non do mai colpa all'allenatore, perché so che significa fare questo mestiere è massacrante. E quindi poi però bisogna trovare una soluzione e l'allenatore paga, però i giocatori devono capire che ci sono delle responsabilità che vanno condivise, quindi è normale che,
che devono sentirsi intanto dispiaciuti perché è andato via l'allenatore, e questa è la cosa più importante, e poi capire che adesso c'è da rimboccarsi le maniche perché il tempo stringe. I tifosi, giustamente, come giusto che sia, perché poi è normale, se le cose non vanno bene, si sono fatti sentire in maniera molto educata e civile, non c'è stato niente di straordinario, e ora c'è da ripartire. Io li ho visti sereni, li ho visti pronti, hanno fatto degli allenamenti importanti, con grande ritmo, grande volontà, ascoltano e hanno ricevuto bene tutti quelli che sono stati i nostri messaggi. Poi è chiaro, io ho fatto 3 allenamenti, insomma, avrò modo di conoscerli meglio nel corso dei giorni, però devo dire che per ora da parte loro c'è stata massima disponibilità. Paolo Ruscito? Sì, intanto salve mister, Bari. Volevo chiedere la tappa di Bari nella sua carriera, dove si inserisce? È una sfida, come la definisce? Sì. Seconda domanda, se mi permette, ha già avuto alcuni calciatori che sono sì. Di Rosa Bari, con Brienza, in particolare De Luca, lei l'ha conosciuto quando era ancora più piccolo, più sì. Giovane, e gli ha dato una mano importante, no? Quella con l'Atalanta. Volevo chiedere se sta facendo un lavoro particolare su di lui, perché sicuramente non è un anno fortunato, visto che ha segnato un solo gol in 13 partite, insomma ci si aspetta di più un giocatore come De Luca. Partiamo dall'ultima domanda, insomma sì, ci sono più di qualche giocatore, perché non c'è solo De Luca Brienza, io ho allenato anche Bascia, ho allenato Cassani, e quindi sono giocatori, gli altri, tra le altre cose, quelli un po' più esperti, comunque li conosco. E, no, Peppe è un ragazzo particolare, io con me è stato fatto esordire in Serie A, ha fatto delle buone partite, ci ho già parlato, chiaramente quello che ci siamo detti non è che lo voglio rendere pubblico, lui sa quello che penso, quello che ho sempre pensato di lui. E quindi sa quello che deve fare se vuole ritagliarsi spazio, perché non è che quelli che io ho allenato rispetto agli altri avranno dei privilegi, assolutamente no, io non guardo in faccia a nessuno, ho fatto sempre così nella mia carriera, chi è pronto per farmi vincere la partita gioca, se non gioca subito giocherà in corsa o giocherà quella dopo, però l'importante è che tutti si sentano dentro al progetto, dobbiamo essere squadra. Perché poi alla fine ci sarà bisogno di tutti. Io con Peppe ci ho parlato, lui chiaramente è avvantaggiato perché mi conosce molto bene. Con Franco, Ciccio, c'è un rapporto che va. La stima che ho avuto, che ho in lui, insomma, credo che sia stata dimostrata anche negli anni dove sono stato. Ho cercato sempre di portarmelo poi dietro, perché è un giocatore che in questa categoria è un lusso, insomma, è un grande giocatore, anche se ha qualche annetto, ma vi posso garantire che in campo corre come un giovanotto, insomma. Mi aspetto tanto da tutto. Mattia era un po' che non lo vedevo, perché Mattia l'ho allenato Cassani, l'ho allenato nel Palermo, è passato qualche anno, però la carriera di Mattia la conoscete. No, ma io credo che questa sia una rosa che se ritrova certezza, insomma, se ritrova voglia di fare, di rimettersi in discussione, e se soprattutto non va incontro a questi cambi di prestazione, cioè da una bellissima prestazione in casa a una pessima fuori casa, insomma, a distanza di una settimana, a volte per un allenatore trovare il motivo per una cosa del genere non è neanche semplice, perché mi è capitato anche a me in passato cose del genere. Ecco, dobbiamo ritrovare continuità, dobbiamo ritrovare fiducia nei nostri mezzi, perché ripeto, la squadra ha le possibilità per poter fare un campionato di un certo tipo, quindi sicuramente questi che poi mi conoscono meglio saranno di grande aiuto affinché si possa raggiungere questo tipo di obiettivo, anche perché sanno qual è il mio modo di lavorare. Prima domanda, qual era, non mi ricordo più, scusami. Cosa rappresenta Bari nella sua rappresenta, io per me Bari è, non è che sto a pensare troppo alla categoria, se no non sarei neanche venuto. Ho deciso di venire a Bari, per me Bari è la società più importante d'Italia oggi, perché io lavoro a Bari, devo fare bene a Bari, non mi interessa nulla della categoria, perché avrei potuto aspettare magari altre cose, però ripeto, ci sono delle squadre, delle società che non puoi stare a guardare troppo la categoria, così come mi era successo col Torino, che mi chiamò in B, io andai di corsa, perché a Torino non puoi dire di no, anche se è in B, ma anche se è in C, ma vale la stessa cosa per Bari, perché insomma, lo vedete qua, una conferenza stampa, 50 giornalisti, ho dato una contata prima, siete più di 50 grosso modo, cioè capito, non è che è sempre così in tante altre piazze. Io ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare in dei posti importanti, non sono stato mai alla Juventus, mai al Milan, però vi posso garantire che sono stato in piazze belle e affascinanti, ho avuto questa fortuna, e Bari la reputo una piazza bella, affascinante, importante, straordinaria, ripeto, al di là della categoria. E poi c'ho amici che mi hanno parlato bene di Bari, che hanno lavorato qui, per cui... Ascolta,
Pasquale Catuti, vi prego di fare una domanda a testa, questi che si sono già prenotati, che dobbiamo lasciare andare. Ciao mister. Ciao. Mister, sulla base di quello che ha visto sia in questi giorni, perché hanno fatto essere molto poco, e di quello che vi faccio in precedenza, c'è qualcosa su cui secondo lei specificamente occorre lavorare? Per esempio, si è parlato, si parla da un po' di tempo qui a Bari anche del rendimento degli esterni. Lei, le faccio un esempio, lei pensa che ci siano delle cose piuttosto che delle altre su cui dovrebbe lavorare? Ma guarda, io se io ora ti vado a rispondere alla domanda è bella e legittima, però se io ora ti vado a rispondere a una cosa del genere sembra che voglio mettere in cattiva luce l'allenatore che c'era prima, perché se magari dico dovrò lavorare, che ne so, su questo concetto qui, sembra che l'altro poi non ci lavorava. E meglio, siccome rispetto molto i miei colleghi per natura, noi dobbiamo fare quello che a me piace fare e loro lo sanno qual è. Poi sarete voi, guardando la partita, che potrete giudicare se ora si fa una cosa piuttosto che un'altra, però farlo dire a me è brutto, capito? Perché sembra voler mettere in risalto una carenza che forse c'era, imputabile magari sempre, perché purtroppo per fortuna ormai sto mestiere lo faccio da tanti anni. Mi ricordo quando qualche anno fa si diceva con Antuano allenatore emergente, l'anno scorso andavamo a guardare uno dei più vecchi in A, capito? Perché gli anni passano, siccome sto giochetto lo so come funziona. Dopo sembra, io e i miei colleghi li rispetto tutti, io ho dei concetti che devono essere espressi sempre, intanto per quello che riguarda l'abnegazione e la voglia di lottare. Poi una partita si può anche giocare male, perché lo avverto, non è che qui tutte le partite, tutte le ciambelle riusciranno col buco, ci sarà anche qualche partita che magari saremo costretti a soffrire, saremo costretti magari giocheremo male, che ne so, capiterà. Comunque anche in quelle partite là la squadra deve essere sempre squadra, perché si può anche soffrire, ma soffrire tutti quanti assieme e comunque riuscire a portare a casa il risultato ugualmente. Quindi ripeto, ci sono delle cose, dei concetti base sui quali stiamo già lavorando, però senza fare differenze tra una storia e l'altra. Maurizio Spaccavento. Buongiorno mister. Buongiorno. Visto che non entra nel merito, sì, delle questioni tecniche, magari anche giusto che sia in questo momento, le voglio fare una domanda molto, sì, semplice. In questi momenti si vede molto, si tende a vedere buio. A chi la sta guardando da casa, in streaming, in altri mezzi, ci sono delle cose che può dire che magari hanno convinto anche lei ad accettare questa sfida, qualcosa di positivo sul quale Bari può contare e che, ripeto, magari hanno convinto anche lei a venire qui? Su cosa deve puntare Bari? Quali sono i suoi punti di forza per di qui alla fine del campionato? Ma intanto la classifica non è bruttissima, è vero che siamo fuori dai playoff, però insomma con tutte queste partite a disposizione i quattro punti che ci distanziano dal quattro punti sono giusto? Sì, quattro punti che ci distanziano dal primo posto utile non è che poi sono tantissimi, possono diventare tanti se noi non ci mettiamo in testa di rimetterci in moto in maniera continua, possono diventare pochi se saremo bravi a leggere subito la situazione e a riprendere velocità. Quindi ci dobbiamo attaccare su questo, ci dobbiamo attaccare sulla voglia di fare, su tante piccole grandi cose che possono aiutarci a dare una svolta alla stagione. Io sono convinto che con dei risultati, intanto cominciamo a giocare bene, a fare una partita gagliarda, poi ripeto, poi il risultato a volte è figlio di tante cose, però intanto io credo che questa squadra ha la possibilità di giocarsi tranquillamente per adesso, visto che siamo attardati, un posto nei playoff, però bisogna cominciare da gas, perché se no sai, se rimaniamo fermi gli altri camminano, non è che stanno aspettando noi, però credo che ci siano le possibilità per farlo. Poi strada facendo magari il quadro potrà essere più chiaro e vedremo se si può fare addirittura qualcosa di più. Michele Salomone. Buongiorno. Intanto buon lavoro. Grazie. Una curiosità, considerato che lei, tra l'altro l'ho appena detto, no? Ma recentemente è venuto a Bari per salvare la squadra, nella società l'ha scelta per salvare la squadra. La domanda che le faccio è questa: in funzione di quelli che possono essere gli sviluppi, ha affrontato con il presidente e con Sogliano, può rispondere anche uno dei due a questa domanda, gli scenari di gennaio, quello che si potrà fare e quello che non si potrà fare, quello che le potrà essere garantito, e considerato che lei non ha ovviamente contribuito a costruire questo Bari, ha trovato una rosa, se a gennaio lei dovesse fare delle richieste, si è inteso già con il direttore sportivo e ancora più con il presidente su quello che si potrà fare e quello che...
Sì, no, io chiaramente prima di dare un giudizio definitivo vorrei valutare bene quelli che ho in rosa, anche perché sapete bene che questa settimana, vuoi per motivi fisici, vuoi per assenze per le nazionali, qualche giocatore insomma qui non c'è, quindi la rosa ancora non è neanche completa. È chiaro che una volta visto il materiale a disposizione, sicuramente con il presidente e con il DS faremo dei ragionamenti e vedremo se ci sarà bisogno, se ci sarà poi oltre a bisogno, poi a volte per fare mercato deve esserci anche l'opportunità, perché andare a prendere giocatori solo per cambiare faccia, facciamo se no il gioco delle figurine, serve a poco. Se dovremo intervenire sul mercato, qualora se ne presenti la necessità, dovremo andare a scegliere dei giocatori consoni al progetto e non tanto per cambiare faccia, e dovremo cercare di individuarli, sempre se ce ne sarà bisogno. Questo però lo potremo vedere solo una volta che avrò insomma un'idea un po' più chiara su quella che è la rosa. Prego. Sisto, ho trovato Stefano, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Analisi dei fatti, analisi delle parole. I fatti dicono che la società, a dispetto della triennalità del progetto, sta investendo su un allenatore che ha un curriculum più quotato del precedente. Analisi delle parole, mi sono ritrovato molto nelle sue parole dell'ultima conferenza stampa con il Baron Pozzo vicino. Anche quando lei citava che gli obiettivi vanno centrali e non dichiarati, bravo, il suo amico De Rossi. A dispetto della solidarietà nei confronti di chi l'ha preceduta, le chiedo, più che le gambe, più che i moduli, può essere che purtroppo l'errore di chi l'ha preceduta stia nella carta d'identità e nel far sentire che era più un ex calciatore, come è capitato a lei sulla prima partita, anche se con un'esperienza assolutamente positiva? Cioè, può essere che questi ragazzi, chiedo anche al direttore magari successivamente, vadano un po' volariamente tra virgolette cazziati, nel senso che debbano capire la responsabilità di indossare questa maglia. Ora io questo non lo so, non vorrei passare per quello che viene qui a meno ai giocatori. No, a dispetto della parte, a dispetto della tecnica, no, conta questo, e se Roberto è stato penalizzato forse perché è stato troppo, in questo caso... Sai, non lo so, io non so se Roberto è stato buono, bisognerebbe viverle quelle situazioni. Io posso parlare di quello che è il mio rapporto con i giocatori, loro lo sanno bene, regole certe e sicure, e da lì non si scappa. Poi io sono uno molto aperto alla battuta, allo scherzo, però poi quando si lavora, ci deve stare silenzio. Non mi piacciono le cose che ci portano un po' fuori da quello che è la strada che stiamo percorrendo. Però ecco, non è che poi voglio passare per quello, ora lì non è che è diventato un carcere tutti zitti. Là si fanno le cose che solitamente si fanno uno spogliatoio, però io chiedo sempre l'equilibrio. Vi faccio un esempio per farvi capire. Solitamente nello spogliatoio c'è una radio, in tutti gli spogliatoi solitamente c'è una radio, e spesso il volume della radio in base alla settimana cambia. Ecco. Quando si vince, boom, 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 quando si perde è basso, è sbagliato quello secondo me. La radio deve essere sempre accesa, però sempre sullo stesso volume, sempre a 3-4, di modo che si può parlare nello spogliatoio e ascoltare musica. Sempre, no che quando si vince magari euforia massima e quando si perde depressione totale. Questo non ci aiuta, noi dobbiamo trovare sempre equilibrio nella vittoria e nella sconfitta. E poi chiaramente io nella mia vita ho sempre, quando sono arrivato in dei gruppi, ho sempre messo delle regole, ma regole, porca miseria, basilari. Oh, noi se fai questo lavoro qui si sa benissimo che ci sono delle cose da rispettare, quelle vanno rispettate, sulle quali io non transigo. Se devo dire qualche cosa non la mando a dire dagli altri, ma la dico direttamente io, e per cui così, io perlomeno così mi sono trovato sempre bene. Raramente ho discusso con qualche giocatore, magari non ci ho avuto il giusto feeling, ci mancherebbe, perché poi non puoi essere simpatico a tutti, però credo che solo mantenendo un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di rispetto reciproco, che va dai magazzinieri al presidente, tanto qui la squadra siamo questi qui, cioè non è che ci sono solo i giocatori e poi il resto. Qui siamo tutti, vi rappresentiamo tutti i Bari, quindi tutti devono dare una mano, sempre con rispetto dei ruoli e con regole certe. Grazie. Filippo Fasano, poi chiude Franco Cinici. Buongiorno, buongiorno. Vorrei chiedere, quale delle squadre allenate da lei sinora si avvicina di più alla sua idea di fare calcio, e poi quali sono le che valutazioni state prendendo sulle condizioni di Monachello? Se temporeggiare oppure cercare una soluzione che risolva il problema?
Ma io, per quello che riguarda il discorso squadra, è chiaro, io ho allenato 7 anni l'Atalanta, quindi è la squadra alla quale sono fortemente legato, è la mia squadra, è la squadra che tifo, insomma. Io da bambino ho tifato Roma per provenienza geografica, quindi sono anche ugualmente tifoso della Roma. Poi è normale, per quello che riguarda l'aspetto professionale, sono stato 7 anni a Bergamo. Bergamo è stata, insomma, una fetta importante del mio vissuto professionale a livello di allenatore, quindi è normale che da quel punto di vista mi sento molto vicino e molto legato alla mentalità e al modo di fare calcio di Bergamo, che e lo sta dimostrando quest'anno, insomma, che è veramente speciale. E Monachello c'è un problema, stiamo cercando di risolverlo col nostro staff, coadiuvati anche dallo staff dell'Atalanta, perché il giocatore proprio viene da lì. Stiamo cercando di trovare la soluzione giusta, perché ora ha un piccolo problemino fisico. Adesso non è disponibile, purtroppo l'infortunio ha dei tempi clinici da rispettare e ora vedremo come evolverà la situazione. Franco Cilici. Buongiorno, mister. Buongiorno. Mi sembra di aver capito che le cuffie e gli auricolari saranno proibiti nello spogliatoio. No, sempre. Se il volume deve essere uguale, uno si metterà. No, beh, lì dentro possono fare come vogliono, dentro la cuffia. Io ripeto, poche cose. A parte gli scherzi, io credo che il suo arrivo a Bari debba essere uno stimolo per la società, intanto, un po' per tutti noi, per ricordarci che evidentemente l'immagine di Bari fuori è un po' diversa da quella che abbiamo noi. Perché se un allenatore come Colantuono a un certo punto della sua carriera, nel vivo della sua carriera, decide di venire a Bari, vuol dire che Bari è una piazza che è ritenuta molto importante. Da me sì. E poi ogni tanto ce lo scordiamo. Questo perché qui la porta in palio è sempre elevata. Una sola domandina, perché tanto poi parleremo per tutto l'anno, se Dio vuole. Per capire il suo modo di fare calcio, che noi non l'abbiamo seguita ovviamente molto da vicino. Ecco, nella filosofia di calcio di Colantuono, c'è che un centravanti faccia il terzino o deve pensare soprattutto a fare i gol? Perché, attenzione, perché qualche volta è anche capitato, senza andare a offendere il suo predecessore, ognuno ha il suo modo di vedere, no? Ma c'è una buona corrente di pensiero che ritiene che il centravanti debba riservare tutte le sue energie o buona parte delle sue energie ad essere lucido negli ultimi 20 metri. Beh, questo è chiaro, il mestiere del centravanti è quello, però il calcio moderno, il calcio degli ultimi anni deve comunque, come si dice, prevede che una buona fase di non possesso, almeno all'inizio, preveda anche l'aiuto, è chiaro, degli attaccanti. Insomma, gli attaccanti devono schermare, a volte gli attaccanti esterni possono andare in pressing, il centravanti è difficile che possa darti una grande mano l'attaccante, la punta centrale, però quantomeno ogni tanto gli si dice di schermare i difensori, di schermare il regista della squadra avversaria, fino a un certo punto, poi basta, poi la punta non partecipa più, chiaramente, a un certo tipo di discorso, specialmente il centravanti. È chiaro che se giochi con un 4-4-2 gli esterni ti debbono aiutare, gli esterni devono essere bravi a fare una cosa e l'altra, entrambe le fasi. Io parlo del centravanti. Se parliamo nella fattispecie di Maniero qui a Bari, piuttosto di un Dennis che io ho avuto a Bergamo l'anno scorso, Zapata, insomma, gli chiedi, è normale che nell'inizio dell'azione avversaria un minimo d'aiuto glielo chiedi, poi è normale che il centravanti deve fare il centravanti. Però capita anche che poi se stai soffrendo e mancano 20 minuti alla fine e devi portare a casa il risultato, poi noi lo dobbiamo portare a casa con i denti in tutte le maniere possibili. Allora ci può stare anche che sei costretto ad abbassarti e si abbassa un po' anche il centravanti, però insomma nelle funzioni degli attaccanti c'è quello principalmente di offendere. Tu hai avuto centravanti come Cavani? Sì, beh, qualche giocatore davanti, ringraziando Dio, c'è passato. Cavani era uno che ti aiutava molto, per esempio, perché Cavani c'è una capacità organica, aerobica importante, per dire. Però ecco, poi centravanti, l'importante è che a noi ci faccia vincere le partite. Mister, sì. Visto che si sta parlando di questo argomento, cercare di capire se lei è abituato a dare in anticipo la formazione oppure... A voi? No, ma io la formazione poi pretattica...
a volte succede che tu la fai, non la do la formazione, però si intuisce, perché poi qui allenamenti si vedono, quindi non è che c'è sta grande problema. Però poi magari a volte io il sabato cambio idea, perché il sabato intendevo come il venerdì in questo caso, perché noi giochiamo il sabato, alla rifinitura magari cambi idea. Sì, dopo la partita sempre, perché è chiaro che voi ci avrete sempre ragione, perché voi siete quelli che fate la schedina lunedì, dopo il risultato, voi fate sempre 13. No? Però... rubo solo 2 minuti, Davide Lattanzi, sì, Gazzetta del Mezzogiorno. Buongiorno. Onestamente, degli allenatori attualmente disponibili in Serie A e B è forse quello con il curriculum più importante, quindi volevo chiederle come mai ha accettato la sfida, perché magari lei prima l'aveva anche accennato, avrebbe dovuto aspettare la sfida di legarsi innanzitutto per 7 mesi, magari aspettando eccetera poteva strappare qui o ancora un contratto più lungo. Ma... quindi innanzitutto questo, e poi quanta voglia aveva di rientrare in ballo, perché poi negli ultimi 2 campionati lei è andato via da Bergamo Udine a poche giornate dal termine, ma con l'obiettivo che in quel momento era centrato, perché sì. Sia Bergamo che Udine aveva 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, che è venuto dopo di lei, ironia della sorte, ha fatto poi paradossalmente peggio, nel senso che si è salvato con minore margine. Sì, sai, gli esoneri poi a volte capitano, fanno parte del gioco, io non me lo sono mai presa per un esonero. Sì, puoi rimanere dispiaciuto, insomma, perché però l'importante è poi andare anche a valutarlo l'esonero, perché io sono stato esonerato dall'Udinese a 9 giornate dalla fine con 30 punti, voglio dire, a me era sembrata un po' una forzatura, però va bene, io rispetto la decisione della proprietà, per cui non c'è nessun tipo di problema, una scelta, i presidenti decidono di cambiare, possono cambiare tranquillamente, così come era successo l'anno prima a Bergamo. Bergamo è una cosa completamente diversa, per altri motivi, insomma, io lì avevo un rapporto speciale con la proprietà, per cui abbiamo deciso una cosa, sono due cose completamente diverse. Il discorso di Bari è una sfida, è una bella sfida. Cioè, ripeto, io non ho guardato la categoria, credo che se si riesce poi a raggiungere, se qua si riuscirà a raggiungere l'obiettivo che tutti quanti insomma auspichiamo, credo che sia un lavoro straordinario, ci avrà una grossissima cassa di risonanza, anche perché poi a me non so quante partite o quante panchine ho in Serie A, se 230, 10 di più o 20 di più, non è che mi cambiano poi alla fine il curriculum. Allora dico, c'è sta bella sfida a Bari, è una piazza che a me, ripeto, per i motivi che raccontavo prima quando sono stato, mi ha sempre affascinato, ho parlato con dei miei colleghi, con dei dirigenti che sono stati qua, me ne hanno parlato sempre in termini entusiastici. Poi la cosa l'avevo toccata con mano appunto venendo a vedere quella famosa partita, e dico, è una sfida, 7 mesi, un anno in più, cioè non è che avere l'anno in più poi ti dà certezza, voglio dire, non è che dici faccio un contratto di 2 anni al presidente, gli ho levato una marea di soldi, qui il discorso economico, l'altra cosa non c'entra, ho letto da qualche parte, non c'è nessun tipo di discorso economico, cioè è stato l'ultimo dei miei pensieri il discorso economico, così come la durata del contratto. 7 mesi è una sfida, si cerca di fare di tutto e di più per raggiungere un obiettivo. Qualora l'obiettivo non dovesse essere centrato, ci rivedremo col presidente, se il presidente ha voglia di continuare il rapporto, o il sottoscritto ha voglia ancora di continuare il rapporto, a firmare, a mettere una firma su un pezzo di carta, un attimo, non è che ci vuole tanto, perché qui non è, l'accordo l'abbiamo trovato subito, non ci sono stati grandissimi problemi, quindi questi sono stati poi i motivi che mi hanno spinto ad accettare questa sfida. Grazie mister, se lasciamo... Posto, se no, se c'è qualcun altro che vuole sapere qualcosa, sì, dai. Ragazzi, però devi andare via. Possiamo. Vai, è così. Allora, volevo chiederle questa cosa. Intanto, benvenuto. Grazie. Lei ha parlato di cambi di prestazione che ha visto anche sì. La realtà. Siccome, ecco, non vorrei però parlare dei Bari e di Stellone, di Canale, certo, ci mancherebbe. Ha detto giustamente. Però lei ha detto che si è già trovato in questa situazione con sì. Altre sue squadre. Allora le chiedo come se ne esce da questa situazione e quale può essere il motivo per cui
la squadra può alternare questo tipo di prestazioni. E poi l'altra domanda poi è in quanto tempo lei pensa di poter vedere la sua squadra, se è già in grado di poter... Ma non lo so, io mi auguro di vederla più presto possibile, mi aspetto già cose importanti, quantomeno dal punto di vista della voglia di fare, di lottare, di sudare veramente già da domenica, ma questo per tanti motivi. I giocatori, lo dicevo prima, devono capire che è successo qualcosa che comunque è sempre è un peccato, insomma, quando un allenatore salta è sempre un peccato. I giocatori devono capire che domenica dovranno fare una partita anche per chi c'era prima comunque. E poi perché, come dicevo, dobbiamo rimettere in piedi in modo subito la classifica. Questo più la cosa che noi siamo alla ricerca di questa cosa qua. È chiaro che i miglioramenti non so in quanto tempo ci saranno, è normale, non è che io non sono il mago Merlino, non ho poteri divini, non è che tocco sulla testa dei giocatori e a livello di mentalità, come dicevamo prima, cambiano approccio da una gara all'altra. Quelle sono cose sulle quali ci dovremo lavorare. E questa è una cosa che più che altro deve mentalizzare la squadra, perché ripeto, se tu vinci la settimana prima 3-0 in casa con la Pro Vercelli facendo una buonissima partita e poi vai a Latina e fai una partita del genere, non penso che l'allenatore in una settimana ha cambiato atteggiamento, quindi tu giocatore devi un attimino capire che c'è qualcosa che non va, visto che poi era già successo qualche settimana prima. Quindi questo i giocatori devono metterselo in testa, bisognerà fare qualcosa di più fuori casa. Ora io parlerò anche con loro, bisogna capire un po' di cosettine da mettere a posto. E sono convinto che una volta che riuscirai poi a rimetterti in moto, probabilmente il suo problema verrà superato. Prego. Sì. Non abbiamo toccato l'aspetto atletico. Sì. Soprattutto nelle ultime gare di trasferta, questi campi piccoli, la mettono un po' anche sull'agonismo, è sembrato un po' sotto ritmo, un po' spesata, avrei visto la partita di Latina. Come l'ha trovata la squadra? La squadra la siamo ora, noi questa settimana diciamo che l'abbiamo testata, ma più per un discorso, io per accelerare la conoscenza li ho portati al campo con due allenamenti doppi consecutivi. Non è che allenarsi due volte è garanzia, cioè di ora ho letto sui giornali che subito sotto, si può allenare anche, puoi fare anche un solo allenamento di mezz'ora e far uscire i giocatori dal campo col mal di pancia e l'allenamento lo fai uguale. Noi abbiamo fatto tutti questi allenamenti perché avevamo bisogno, e il preparatore atletico e il sottoscritto, di conoscere, di avere più messaggi possibili dalla squadra. Quindi abbiamo fatto sto tipo di lavoro qua. Io non credo che la squadra... Il discorso fuori casa, quello è un discorso di testa, non è tanto un discorso di gamba. Perché poi la testa, la centralina sta qui, e se quella non va bene... Anche se all'inizio la squadra faceva meglio fuori casa. Io chiaramente mi riferisco all'ultimo periodo. Poi la testa non va bene, le gambe non vanno bene se la testa non va bene. Quindi sono discorsi che ora sono tutte cose che stiamo testando. Io credo poco a quelli che dicono ma la squadra non correva. Oggi i metodi di allenamento, insomma, ce li hanno validi. Poi io posso privilegiare altissima intensità, c'è chi privilegia più magari in allenamento sotto ritmo, magari un po' più parlato. Però tutte le strade sono utili per raggiungere l'obiettivo, non ce n'è una assoluta, nessuno ha le chiavi giuste, ognuno cerca di percorrere la strada che ritiene più opportuna e noi stiamo facendo un certo tipo di lavoro. Per curiosità, ci puoi dire cosa ha detto Michele Armeni, secondo saputo che... Beh, ma Michele sta con me da tanti anni, per cui... No. Sì, beh, lui quest'anno, io ero fermo, aveva avuto questa opportunità dalla proprietà di allenare il settore giovanile. È chiaro che quando io sono arrivato qui, lui e Giovanni già lo conoscevo da tantissimi, Giovanni Loseto intendo, già lo conoscevo da tantissimi anni, avevamo giocato contro, poi avevamo fatto delle vacanze insieme, avendo bisogno di due collaboratori sul campo. Michele è stato con me 6 o 7 anni, Giovanni lo conoscevo, ho chiesto al presidente se era possibile e lui mi ha accontentato, insomma. Va bene così, ok. Grazie a tutti. La foto.
Va bene? Grazie. Prego, accomodatevi un attimino solo. Aspetta, te lo metto davanti. No, fai togliere gli altri. Accomodatevi per favore. Ragazzi, solamente due minuti. Non è che ci sono state la presentazione, dovete andare a pranzo. Due minuti per salutare. Volevo solo, mi sembra giusto non intervenire con nessuna domanda perché è giusto che mister Colantuono oggi siamo qua per presentare lui, è giusto che voi avete fatto a lui tutte le domande e abbia risposto lui, il sottoscritto col presidente. Volevo solo fare una precisazione, visto che come è giusto che sia nel lavoro di direttore sportivo, quando succede un cambio di allenatore è quasi per la società un trauma, perché non è una situazione simpatica e non è una cosa allegro, divertente, non è uno scherzo. E quindi giustamente il direttore sportivo, se fa il direttore sportivo e non fa altro tipo di manager o qua per passare il tempo, è giusto che sia chiamato in causa, è giusto che si prenda le proprie responsabilità. L'unica cosa che mi ha dato fastidio, e mi dispiace, è pensare che ci sia stato, o qualcuno abbia potuto pensare che ci possa essere stato un cambio di allenatore per questioni personali o di disaccordo tra direttore sportivo e mister Stella. Nonostante non è un mistero che l'allenatore era stato contattato molto prima o poco prima, non importa, del mio arrivo. Io sono un professionista, mister Stellone è un professionista, è sempre stato rispetto dei ruoli, c'è sempre stata la volontà da parte del sottoscritto di confrontarmi con lui su tutto, come deve fare un direttore sportivo, questo vuol dire confrontarsi sul modo di giocare, confrontarsi sul mercato. Per quanto riguarda un intervento che c'è stato prima sul mercato prossimo, una domanda giustificata, io faccio un intervento rispetto al mercato che c'è stato invece. Tutti i giocatori che sono arrivati sono sempre stati condivisi dal mister insieme al sottoscritto. L'unico giocatore che è stato preso, dove probabilmente mister lo conosceva poco o non era, è stato preso diciamo l'ultimo giorno di mercato senza l'autorizzazione del suo fedele, tra virgolette, che forse è quello che mister Stellone ha sempre parlato bene e l'ha utilizzato forse più di tutti. Questo non è per togliere responsabilità che ognuno di noi ha, compreso io, se le cose in questo momento non sono dal punto di vista del risultato quello che ci aspettavamo. È per chiarire e per dare una volta di più forse conoscersi meglio. Io non faccio scelte personali, le scelte che faccio io le faccio per il bene e il male, anche quelle sbagliate. Non cambierei mai un allenatore se ci vado d'accordo o non ci vado d'accordo. Ma non lo dico, fa parte di come sono io,
a Verona, io quando sono andato a Verona ho trovato un allenatore che era già lì e poteva essere simpatico, antipatico, potevo andarci a cena o non andarci a cena, ma sono stato con lui 3 anni e poi sono andato via io, non è andato via lui. Quindi mai avrei fatto una scelta di questo tipo di cambiare allenatore solo per questioni di natura, non per il bene della società. Questo non vuol dire che le colpe, se i punti sono pochi, siano di Stellone, però io sono abituato, per il ruolo che faccio io, se le cose non vengono, a cercare una soluzione e non a stare in balia del mare, ma è giusto cercare di navigare questo mare. Questo, volevo chiarire questo, e penso che in questo momento non sia neanche più giusto parlare del passato, perché dobbiamo pensare a, come ha detto il mister Antuono, alla prossima partita. Io auguro a Roberto Stellone la prossima avventura di essere più fortunato, di ottenere i risultati che ottenuti in passato. Adesso dobbiamo pensare al Bari e a fare i punti. Quindi io volevo fare dire questa cosa che mi sembrava giusta. Se poi volete chiedermi qualcosa, me la chiedete. Oggi però è il giorno che noi dobbiamo presentare con Antuono come è stato fatto e pensare al futuro. Io non ho mai detto che volevo vedere un Bari con 4-3. A me che la squadra gioca 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, a me questo non interessa. È normale che chi fa il direttore sportivo e vede che in campo ci sono delle difficoltà e certe cose stentano ad arrivare, è giusto parlare tutti i giorni con l'allenatore, ma io penso che dimostrazione, anche da punto di vista, mi trovo anche d'accordo. Mister Stellone in 13 partite ha sempre fatto la formazione che voleva, ha sempre usato il modulo che voleva e lo trovo giusto. Questo non vuol dire che io mi incontravo con lui, parlavo con lui, cercando di dire anche quello che pensavo io. Poi lui giustamente ha sempre fatto quello che pensavo. Questa è una cosa normalissima. Quindi a me non interessa la squadra anche il modo che gioca. Io vedo quello che vedete voi. Basta. Un mercato viene fatto in base a quello che si riesce a fare e poi il campo che parla, nel senso che magari una squadra riesce, un giocatore riesce a rendere meglio in un'altra posizione oppure no, questa è una cosa che si vede giorno per giorno, partita dopo partita, non è sulla carta, uno può fare una cosa e poi dopo bisogna trovare un altro modo per cercare di fare i punti. Non è, il calcio non è una cosa sempre oggettiva, bisogna trovare anche qualcosa se le cose non vengono, senza sconfessare nessuno o quando magari capita spesso che magari prende l'anno prima un giocatore che ha fatto 20 gol e magari viene la stagione dopo ne fa 3, cioè, calcio non è una scienza esatta, bisogna vedere tutti i giorni, cercare il modo possibile di far rendere la squadra. Si è parlato di tanti nomi prima di Colantuono, come si è arrivati a Colantuono e quanto in percentuale di altri nomi erano verosimili? Si è parlato di tanti nomi, non nomi, nel senso che noi fino all'ultimo abbiamo cercato di andare avanti insieme a mister Stellone perché ci sembrava la cosa più giusta e l'abbiamo fatto, nel senso anche dopo la partita di Frosinone, si è parlata, la sconfitta di Frosinone, si è parlato di tanti e possibili cambi, tanti nomi e invece io e il Presidente siamo guardati in faccia e abbiamo detto vogliamo andare avanti con Stellone. Quindi, ma non era questa la, cioè Colantuono è stata una scelta diretta o? Colantuono è stata una scelta diretta perché sì, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il Presidente abbiamo pensato che in questo momento ci volesse un allenatore che abbia già allenato in piazze importanti, che abbia già allenato in piazze con molta pressione, che abbia già allenato a certi livelli, con il cambio dell'esperienza di passare anche dei momenti difficili che ci possono essere, perché non è che adesso cambiamo allenatore il Bari e vinci tutte le partite, non siamo
delle persone che ragionano così, quindi sono una persona di calcio, so benissimo che le difficoltà ci saranno anche oggi, abbiamo tre partite difficili con tre squadre forti, le prossime tre partite, quindi sappiamo benissimo che ci possono essere delle difficoltà, a maggior ragione ci vuole un allenatore che abbia già passato questi momenti. Franco? Sì, se è possibile fare una domanda al Presidente. Certo. E abbiamo il Presidente con ottimizzare la sua presenza. Allora, questo è il primo momento, diciamo, traumatico della sua gestione, perché non credo che sia piacevole, no? Come diceva il direttore, esonerare un allenatore, cambiare indirizzo a una stagione, visto che lei l'aveva programmata in un certo modo, no? Quindi è brutto poi a novembre già dover cambiare, ma queste sono le regole del calcio che Giancastro sta imparando anche sulla sua pelle. Ora, volevo illuminare una sorta di paradosso dell'era Giancastro. Intanto, prima una parentesi. Presidente, le chiedo se nomina un collegio di difesa di dirlo a tutti, di comunicarlo a tutti. È vero che lui non l'ha comunicato a nessuno, però è uscita la notizia, molto bravi i nostri colleghi che l'hanno data, sarebbe forse più opportuno, se è vero che è stato nominato questo collegio, con un comunicato in tre righe, farlo sapere a tutti, visto che dall'altra parte c'è stata addirittura una conferenza stampa. Questo così per il futuro. Per quanto riguarda il paradosso che dicevo, Giancastro, che per suo dire non si è mai occupato di calcio, arriva nel mondo del calcio e sul piano tecnico azzecca due scelte, nel senso che fa due scelte di primo piano, un direttore sportivo importante e un allenatore vincente. È costretto a cambiare un allenatore e non chiama l'ultimo dei moicani, ma chiama Colantuono, cioè un signore allenatore per quella che è stato il suo passato. Ora io le chiedo, nel suo settore invece, quello dove è più esperto, quello dell'organizzazione aziendale, sono previsti nei tempi, diciamo in tempi immediati, brevi, degli acquisti importanti oppure no? In attesa del piano, lei si prenda tutto il tempo che ritiene opportuno, del piano, dei programmi, è previsto qualche innesto importante a questo livello, a livello tecnico, voglio dire, a livello delle scelte che ha fatto sul piano tecnico anche in società, oppure invece si vuole prendere il tempo che ci vuole, insomma? Parto dal piano. È meglio. Ma risponderò a tutto quello che mi ha posto. I piani, le pianificazioni sono fatte per essere controllate, verificate e cambiate. Cioè, un buon piano a medio termine è il piano che poi nel breve viene adattato a quella che poi è la realtà, perché il piano si basa su previsioni. Quindi questo io ho imparato, io ho mediamente fatto come imprenditore. Un bravo imprenditore deve essere in grado di cogliere il momento giusto per cambiare le caselle che lui aveva pianificato in via previsionale, no? Questo mediamente è un'impresa, diciamo, standardizzata, no? Un'impresa industriale. Io sono, come hai detto, nuovo in questo mondo, ma per me è un'azienda come tutte le altre. Quindi il mio piano è stato studiato e condiviso da me quando ho deciso di investire in questa società. E quindi ogni cambiamento delle scelte fatte in via preliminare oggi ha un vantaggio. Il vantaggio del direttore sportivo, parlo della parte sportiva ovviamente, dalla quale sono abbastanza inesperto nelle dinamiche, perché poi tutti sono intenditori di calcio, no? Ci sono dei presidenti che impongono delle scelte perché sognano di notte, non so, un fenomeno che loro vogliono acquistare. Io penso che
qui spendo due parole ricordando che ho preso questa carica il 23 giugno e la squadra doveva andare in ritiro dopo 15 giorni e non potevo permettermi il lusso di pensare solo all'iscrizione al campionato, ma dovevo, basandomi sulla mia grande inesperienza e ignoranza settoriale, individuare un direttore sportivo e un allenatore. In quei 7 giorni, oltre tutto quello che è stato fatto, che ben conoscete sotto il profilo burocratico, ho visto decine di persone, carica di direttore, carica di allenatore. Io ritengo di essere stato nella scelta, ecco, quindi nell'attuazione del mio piano, fortunato / intuizione giusta per quanto riguarda il direttore sportivo. Ne parlo oggi ovviamente, perché siamo sotto esame di una realtà che ha visto concretizzati i risultati sportivi. Io ritengo che la scelta del direttore Soriano è stata una scelta giusta per le professionalità che ho incontrato. Ho incontrato nomi importanti che voi tutti conoscete, però devo dire che un minimo, a parte di tutte le persone, un minimo di credibilità in quel momento nuovo, sconosciuto, anche io l'ho trasmessa al direttore, che ha lasciato una squadra di Serie A, e quindi io questo non lo dimenticherò mai. Direttore che con me ha condiviso la scelta di Stellone. È vero che io avevo incontrato Stellone prima, ma avevo incontrato anche altri direttori. Il direttore ovviamente ha gestito una situazione nella quale anche in quel momento avevamo pochi nominativi di allenatori bravi su cui puntare. Punto. Quindi non è corretto parlare di una scelta Stellone, Giancaspo, Soriano. Noi abbiamo sempre condiviso tutto, anche gli acquisti e le frequenti dismissioni dei calciatori che avevamo in carico passati, diciamo, dalla vecchia gestione. Quindi questo per mettere un punto fermo: noi condividiamo tutto. E abbiamo anche condiviso con Roberto Stellone che probabilmente era il momento giusto per tutti per dare questa scossa, come ho detto prima. Non vi è stata mai, non è stato mai alcuno screzio tra me, Roberto Stellone, direttore, a due, a tre o a quattro. Certo è che penso che questa è una piazza, forse l'hai imparato anche Stellone, troppo esigente per quelli che sono poi i tempi di maturazione di un progetto. Cioè io ho sempre parlato del mio progetto, vi ho detto che è un progetto a medio lungo termine, ovviamente adesso nel mio piano c'era una casa alla volta, l'ho riempita non a caso con una persona che ha un bagaglio professionale più ampio, più esperienza, con la quale ritengo, per rispondere anche a qualche inciso che ho letto da qualche parte, io spero di poter proseguire il mio progetto con il direttore Soriano e il signor Colantuono, un progetto che va oltre questa stagione. Ovviamente è un piano che troverà il suo assestamento man mano che si avanti. Questo è per rispondere al discorso del famoso mio piano. Per quanto riguarda quello che è apparso sulla stampa... Chiedo scusa Presidente, io avevo fatto una domanda leggermente diversa, forse l'ho spiegato male io. Io avevo chiesto e auspicato un rafforzamento, se è previsto o meno, anche su altri piani che non sono strettamente tecnici ma riguardano l'organizzazione societaria.
cioè siccome sono convinto che i grandi uomini sono quelli che si avvalgono poi dei grandi collaboratori, in assoluto è sempre stato così, se lei ha previsto l'arrivo in società e quando eventualmente anche di altre figure che probabilmente adesso non ci sono. Questo era il senso della mia domanda, perché avevo dato per scontato oggettivamente che le scelte tecniche per uno che arriva adesso nel calcio sono state ottimali. Sì, non so a cosa vuole riferirsi. Se magari qualche casella vuota, qualche altra casella vuota verrà colmata presto o meno, o se ci sono, secondo il Presidente, a livello societario delle caselle vuote o da colmare oppure no. A livello di organizzazione, primo piano, mi riferisco, non campo di gioco. Guardi, l'organizzazione aziendale dell'azienda sotto il profilo amministrativo commerciale ovviamente soffre di quelli che sono gli incrementi di lavoro dovuti alla sistemazione di vicende tralasciate per 2 anni. Quindi questo abbraccia sia il settore amministrativo che quello commerciale. Io ho deciso di chiudere alcune relazioni, parlo della comunicazione e del marketing ovviamente, perché ritengo che un'azienda, per come la sto organizzando io, necessita di una figura che venga da un mondo sempre calcistico ma avulso da quello che è la città di Bari, o chi evidentemente ha avuto già relazioni con questa società, per tutta una serie di motivi che potrò spiegare in altra sede. Quindi io, per ritornare alla domanda, penso di individuare un direttore commerciale nel brevissimo termine, spero entro fine anno, col quale ovviamente tracciare il piano commerciale, che è una delle caselle che io ho abbozzato, ma ovviamente necessito di supporto qualificato. Ecco perché ritengo di non sbagliare cercando una figura che sia avulsa dall'attuale, sia stata sempre fuori dall'attuale contesto. Quindi anche qui non voglio parlare bene o male di chi c'era prima, è una scelta imprenditoriale che nel passato, per quello che ho visto in altre aziende di una certa dimensione, ha sempre pagato. Sì, poi c'è il discorso del collegio. No, ecco, questo stavo dicendo prima, come per quanto riguarda la vicenda collegio, vecchia proprietà, vecchi amministratori, io onestamente non so, non ho dato informazione ad alcuno sotto questo profilo, né tantomeno ho voluto rispondere ad alcune conferenze o altro. Io ve l'ho detto già il primo giorno, ricordo, forse il 23-24 di luglio. Io gradirei, come imprenditore, avrei gradito non parlare più del passato, perché nulla a che fare con quella che è la gestione di una società di calcio che ha altre priorità e altri obiettivi. Purtroppo ci sono dei rigurgiti di qualcuno, anche penso a livello di questi colleghi, ma io le vicende societarie, vicende che riguardano querelle o situazioni aziendali che hanno poca rilevanza con quello che è l'effettivo assetto societario, l'assetto organizzativo, non ritengo che meritino ulteriori approfondimenti o commenti. Non so chi ha tirato fuori questa notizia, io vi chiedo scusa, non ho avuto privilegio alcuno. Non... No, ma non era una cosa a lei, Presidente, io voglio capire, lei però l'ha nominato quello che ha detto. Ma guardi, io ho nominato dei miei consulenti da parecchio tempo, da quando sono entrato in questa società, quindi voglio dire, perché ovviamente era una
una situazione complessa e che necessitava di trovare il supporto consulenziale e non bastava, diciamo, il mio bagaglio per affrontare tanti temi. Quindi non ne ha aggiunti altri in questa situazione? A qualche aggiungo fiscalisti, ingegneri, amministrativisti, dipende dai casi che devo risolvere. È un discorso di assistenza tecnica, non è che il tribunale punta a difendere la sua. Sì, ma se parliamo di tribunale, ovviamente c'è un tribunale penale, un tribunale civile, si sceglie uno degli avvocati. Se c'è un ricorso tributario, si nomina un esperto in tributario. La vicenda, per esempio, per quanto riguarda la struttura alla quale siamo, stando individuato come ingegnere, una persona che mi sta supportando in tutte le opere che comunque continueremo ad eseguire per rendere idoneo questo stadio anche in inverno. Ci sono delle carenze sotto il profilo anche dell'impiantistica, del riscaldamento, della rete internet. Noi continuiamo a lavorare in questa struttura anche perché l'azienda deve vivere a prescindere da quello che voi l'accordo di ora riuscirò a fare con il comune. Le ultime domande, prego. Vuoi fare c'è una curiosità. Su questa storia, no? C'è la conferenza stampa che c'è stata 8 giorni fa. È una storia un po' particolare perché c'è qualcuno che dice no, io voglio tornare ad essere il padrone del pacchetto azionario dell'Aria. Il suo collegio di difesa, ci può almeno dire questo, che ovviamente conosce le carte, ritiene che ci sia qualcosa di fondato, un minimo di appiglio, oppure ritiene che la cosa abbia, cioè cosa gli hanno detto i suoi avvocati del collegio di difesa? Guarda, quello che le dicono, penso che tutti, anche Hillary Clinton voleva diventare il Presidente della Repubblica, il Presidente degli Stati Uniti. La Boschi sentivo che avrebbe avuto piacere di diventare Presidente della Repubblica Italiana. Io, se qualcuno ha piacere di diventare Presidente del Bari, ne ha titolo e ne debba avere voglia, visto che sono il proprietario e ho inserito capitali di non poco conto, lo vedremo. Io, guardi, di queste cose non ritengo valga la pena parlare, perché sotto il profilo strettamente contabile e amministrativo rinvio tutti quanti agli approfondimenti che saranno disponibili all'approvazione del bilancio. Presidente, mi scusi, ma è preoccupato e sereno e tranquillo per questo? D'animo qual è? Perché sono state dette le cose che sono abbastanza forti una settimana. Guardi, io onestamente non ho sentito nulla, ho letto qualcosa e ritengo di poter continuare con serenità ad affrontare i problemi sportivi e non quelli societari con chi diciamo non è più, penso che abbia un 0,37% di questa società, la persona che ha detto la conferenza stampa. Presidente, in merito al bilancio, no, che sarà poi chiuso a fine anno, le chiedo, siccome lei ha spesso puntato il dito contro la gestione precedente, disse non molto tempo fa il Bari era sull'orlo dell'annesso, al momento la situazione di salute del Bari qual è? Grazie, un'altro, la conferenza stampa, se no... Sì. Allora, ascoltate, io sono pronto a fare la conferenza facciamo da solo. Una conferenza sul bilancio, sarà fatta anche con che... una delle temo che il direttore si sia abbastanza scocciato. Poi vi dico ragazzi, scusate, sotto questo profilo penso che nel giro di un paio di settimane sarà pronta la bozza di bilancio e io potrò illustrarvi tutti gli aspetti che possono interessare questa parte, diciamo, della stampa che vuole approfondire queste cose. Avevamo fatto riferimento a un discorso di commerciale e di comunicazione, se ho capito bene, di esternalizzazione geografica delle professionalità, se ho capito bene, cioè nel senso ritengo di doverne affidare a professionisti che non siano di Bari, ho capito bene? No, io assumerò delle persone che vengano fuori da questo ambiente. Sì, ma dico un discorso.
anche per la prossima stagione. Se fosse un discorso legato a una figura manageriale, una o due figure manageriali. Ok, va bene, grazie a tutti, buon pranzo. Grazie. Buon pranzo. Giovinato.